Che è U? È tua. Sì. No! Che? Stava a scrollare, ma è scappato là a questa. Ma che sei scemo, sa? Vabbè, che ho levato subito. Tu hai appena scatenato l'effetto butterfly dei social. Sandro, tu non hai idea, le conseguenze saranno incalcolabili, terribili. Vabbè, ma mi sembra un'esagerazione, cavolo. Possiamo ancora uscirne. Però tu adesso ti assumi le tue responsabilità. L'imputato Alessandro Meta è chiamato a rispondere del reato di like colposo. Allora, secondo le carte in mio possesso, il soggetto alle ore 17.37 del 20 novembre, trastullandosi allegramente con l'apparecchio telefonico, metteva accidentalmente un like alla signorina Antonucci e si sollevava da ogni responsabilità derivante dal fatto. L'imputato come si dichiara? Beh, ecco, santità, io... Innocente, vostro onore! Innocente. L'ha battuto su like, però, non incominciamo a piarci in giro, per favore. Non dire una parola. Ebbene, vostro onore, è con estremo rispetto che mi rivolgo a questa nobile corte. In questo oscuro periodo in cui le nuove leve sono costretti sui device elettronici, con la prolificazione sfrenata di social network uno dopo l'altro, nonno Facebook, quella prostituta sfatta di Instagram, l'irriverente TikTok, Twitch, non si capisce più niente, signori, eh? Adesso vogliamo realmente processare un onestissimo cittadino che paga sempre le tasse, ricordiamolo, per aver inavvertitamente messo un like a un individuo di sesso femminile che, diciamocelo signori, non è nemmeno questo granché. Una obiezione, vostro onore, obiezione. Accolta. Vorrei far vedere alla giuria e a tutti i presenti una foto della signorina Antonucci. Santa Madonna, che borracce! Bazeccole, bazeccole, filtri Instagram, piccole truffe digitali, signori. Avvocato Colica, si astenga da questi giudizi di parte, per favore. Allora, la difesa ha chiamato a testimoniare la parte lesa, la signorina Orsini, attuale compagna dell'imputato Meta. Signorina Orsini, buongiorno. Da quanto tempo si è impelagata, intrapreso una relazione con l'imputato, col Meta? Circa 3 anni. E in questi 3 anni ha subito... O meglio, il signor Meta si è macchiato di altri like dolosi, colposi come questo, o è il primo episodio? Sì, c'è stato un episodio simile agli inizi della nostra storia. Trovai un like a un ex compagno. Mamma mia, ancora questa storia. Ma bene, bene, signor giudice. Il Meta si dimostra recidivo ad episodi di questo calibro. Obiezione, vostro onore! Era nel periodo iniziale della storia, non si capiva ancora se gli individui fossero insieme, fidanzati oppure in una semplice tresca. Ordine, respinta. L'accusa prevede altri testi? Sì. Vorrei chiamare a testimoniare la signorina Antonucci, la parte lesa. Madonna santa, che fregna fotonica. Avvocato, la prego, così mi rimango contro. Signorina Antonucci... Caso c'è da fare stasera se abbiamo una cosa. Obiezione, vostro onore! Non è né il luogo né il momento per simili marpionaggi. Il PM si attenga ai fatti. Chiedo venia alla corte tutta. Signorina Antonucci, come si è sentita nel suo intimo, da donna, come persona, durante e dopo il like molesto del Meta? Ah, ma io non so nemmeno chi sia. Ma è ovvio, ve l'ho detto, mi è solo scappato il pollicione. Io so solo che ho riposto delle aspettative su quel like. E, signor giudice, come tutti saprete, il like su Instagram è un cuore, rappresenta il simbolo dell'amore per antonomasia. Ed io ora ho delle esigenze. Voglio che il signor Meta si prenda le sue responsabilità e che mi inviti a cena, che mi corteggi come si deve e che mi faccia una proposta di matrimonio. E che si prenda carico del frutto del nostro amore. Mi fai schifo! Ma io non l'ho mai vista! Oh. Obiezione, vostro onore, non si è mai visto questo filtro Instagram! Eppure la paghetta è ma che c'entra con le cose? Ma la faccia finita, forza! Ma vostro onore, ma che... Ho ascoltato finora la violenza dei vostri giudizi e subito in silenzio l'impeto delle vostre dita puntate. Ebbene, e se durante un uggioso pomeriggio invernale un individuo, ormai costretto nella sua più completa solitudine, nell'alienazione dei propri rapporti sociali, avesse inavvertitamente premuto 2 volte lo schermo del proprio smartphone in prossimità di una foto, generando altresì un like più che mai involontario, vogliamo forse fargliene una colpa?
Sfido chiunque dei signori qui presenti a sostenere di non essere mai incappati in un simile episodio. Ma probabilmente non siamo oggi qui riuniti in cerca di giustizia, ma forse per cercare un capro espiatorio all'imperante lobotomizzazione che caratterizza questa malata società. E allora vi dico questo, che se quest'oggi è necessario il mio sacrificio affinché coloro che verranno dopo potranno essere risparmiati dal patibolo del vostro giustizialismo e sia, sarò un moderno Giordano Bruno. Ma ricordate quanto vi dico, signori, io da domani potrò anche cancellarmi da tutti i social, ma le vostre coscienze rimarranno irrimediabilmente macchiate da quanto si è consumato oggi tra queste gelide mura di questo freddo tribunale. Si dichiara l'imputato colpevole. E questa palla, mamma mia. Che ha preparato qualcosa, diceva? Nio, I want a kiss, no. Chiamo a mamt, la cena mo, la cena. Ci vuoi, voglio? Se può di niente entro questa casa, mamma mia. Ma che ha detto?